se si assumono meno farmaci rispetto a quelli che il medico ci ha prescritti, lo Stato, il Servizio Sanitario Nazionale, spende di meno o spende di più? Non è facile rispondere a questa domanda che infatti abbiamo rivolto a un vero esperto, al professor Federico Spandonaro, un farmaco economista che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso dell'evento HEART, interamente dedicato al tema dell'aderenza. Professor Spandonaro, lei nella sua relazione qui al convegno ha affermato che anche il cittadino ha un ruolo nella gestione delle risorse del sistema sanitario nazionale. In che senso? Cosa voleva dire, professore? Che il problema di riuscire a mantenere un sistema sanitario nei tempi che corrono, che sono tempi di crescita continua dell'innovazione ma anche dei costi, è una responsabilità comune, credo che non ci sia assolutamente alcun dubbio. E ovviamente c'è una responsabilità pubblica nell'evitare qualunque tipo di spreco, ma ci deve essere anche una responsabilità individuale nel evitare gli sprechi. Il caso dell'aderenza è un classico caso di spreco, perché noi autorizziamo farmaci e in generale tecnologie sottoponendole a una dettagliata valutazione della loro costo-efficacia, cioè della loro capacità di produrre valore per un certo costo, ma è anche assolutamente noto dai trial che se l'aderenza è troppo bassa non si portano a casa quei risultati di efficacia, quindi si spendono dei soldi sostanzialmente per nulla, soldi che potrebbero essere destinati ad altri pazienti, ad altre patologie, quindi evidentemente è una responsabilità anche individuale quella di essere consapevoli del fatto che non solo non serve a nulla per la salute prendere i farmaci, passatemi la semplificazione, a metà, ma è anche, come dire, un danno per la società. Ecco, lei nella sua relazione ha detto parliamo anche un po' di doveri del cittadino, non ci sono solo i diritti, ci sono anche i doveri. Cosa può fare il cittadino per migliorare appunto la gestione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale? Ci sono delle cose che potremmo fare anche noi singolarmente? Ovviamente è quello che dicevo un attimo fa, cioè come dire, è una responsabilità quella di utilizzare al meglio le tecnologie che ci vengono messe a disposizione per di più gratuitamente dal sistema sanitario. Dall'altra c'è evidentemente la necessità di comprendere perché il cittadino non è aderente, quindi perché non riesce a capire qual è l'importanza di rispettare le regole che il paziente, che il medico gli ha in qualche modo suggerito di seguire. Ovviamente il problema è complesso, è un problema di governo della domanda, non basta garantire l'equità d'accesso, cioè darmi la possibilità di andare da un medico e ricevere una diagnosi e quindi subito dopo una terapia. Il problema è capire quali sono i meccanismi che guidano il consumo sostanzialmente, e su questo ovviamente dobbiamo lavorare di più come servizio pubblico. Ecco, abbiamo qualcosa da imparare dagli altri paesi? Ci sono altri approcci a questo problema in giro per l'Europa, senza andare appunto troppo lontano, oppure fondamentalmente, diciamo così, quando i beni vengono forniti a costo zero o quasi zero, in parte vengono anche un po' sprecati? Sì, in generale noi siamo un sistema che è universale, globale e anche quasi totalmente gratuito, ancorché negli ultimi anni ci sia stato un po' di aumento della spesa privata. Negli altri paesi la responsabilità individuale è molto più considerata, senza arrivare all'estremo limite di meccanismi che sfociano nello stigma, quindi se non te curo non ti do più la prestazione, che mi sembrano onestamente forse fuori dalla nostra cultura, rimane il fatto che la responsabilizzazione è importante. Il fatto per esempio di ricevere sempre totalmente in maniera gratuita ogni tipo di tecnologia certamente non aiuta. Però insisto, la questione è molto più complessa, perché ovviamente attiene al rapporto fra medico e paziente, attiene ovviamente alla semplificazione delle terapie, attiene probabilmente alla capacità di comprendere l'importanza di certi meccanismi, che a sua volta dipende dai livelli di istruzione e da mille altri fattori sociali. Quindi io credo che ci sia bisogno di una maggiore attenzione, che non può essere semplicemente numerica. Il fatto che per quasi tutte le principali patologie i tassi di aderenza sono molto bassi, come è un dato assolutamente acquisito, non deve diventare una scusa per tentare di risparmiare risorse, perché evidentemente la minore aderenza vuol dire minori spese anche per il servizio, ma è una minore spesa assolutamente finta, perché poi spendiamo soldi per gli eventi cardiovascolari o per quello che sia che non evitiamo. Credo che bisogna onestamente capire che non è semplicemente un problema di numeri, ma è un problema di rapporto fra servizio sanitario e cittadini. Insomma, un esame di coscienza che dovremmo farci un po' tutti. Sì, credo di sì. Io credo che non si può, come dire, se posso così raccontarla in un modo
più metaforico, non si può sempre solo parlare della lista d'attesa, che è come dire una carenza da una parte, bisogna anche dire che nell'aderenza c'è sicuramente una carenza di governo della domanda da parte del servizio pubblico, ma c'è anche forse poca responsabilità a volte da parte dei cittadini.